Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi voglio fare una video guida completa, proprio voglio farvi assistere all'evento completo per quanto riguarda la caccia all'interno del nostro gioco. Innanzitutto bisogna entrare nel menu di reputazione per quanto riguarda ovviamente la nostra città. Come vi ho detto precedentemente, bisogna sbloccare le missioni, le richieste, o comunque bisogna sbloccare le cacce, quindi le bounties, dopo aver completato delle missioni in particolare. Io ancora devo finire appunto il capitolo A New Star Approaches, perché sarebbe praticamente il capitolo di storia che al momento non sto giocando per evitare di sperperare tutte le mie risorse che si possano farmare dalla storia principale, e quindi sto utilizzando il metodo di effettuare le richieste praticamente all'interno della città di Mondstadt e invece le cacce all'interno della città di Liyue, almeno per il momento. Come potete notare, sono già a 360 su 440 d'esperienza, quindi ormai sono prossimo praticamente alla reputazione livello 4, e vi dico livello 4 perché ogni caccia, soprattutto di livello alto, dà 100 punti, quindi già arriverei a 460 solo grazie a questa caccia, il che mi porterebbe a livello 4. Infatti voglio effettuare la ricerca di questo boss, quindi effettuare la ricerca della mia caccia insieme a voi, e poi successivamente prendere le ricompense del mio quarto livello di reputazione nella città di Liyue. Quindi accettiamo ovviamente la caccia. Si accetta come in un qualsiasi, ripeto, come ho detto anche nel video scorso, Monster Hunter, Final Fantasy XII, qualsiasi gioco dove appunto si aveva la possibilità di andare a cacciare i mostri, quindi accettiamo la ricompensa e poi successivamente torniamo indietro. Una volta che torniamo indietro abbiamo nella mappa, nel momento in cui apriamo la mappa, il messaggio in alto a sinistra, Bounty in Progress, e poi come potete vedere cercare sulla mappa la zona dove appunto è possibile incontrare il nostro avversario. Esiste comunque una fase pre-caccia, ovvero il fatto di raccogliere degli indizi. Bisognerà raccogliere degli indizi all'interno dell'area esplorabile, e una volta raccolti tutti e tre gli indizi disponibili si potrà affrontare il nemico. Una volta affrontato il nemico avremo automaticamente completato la caccia, quindi automaticamente completato la quest, e successivamente ottenere i punti della risoluzione appunto del nostro, diciamo, del nostro impegno da cacciatore. Allora, incominciamo subito a raggiungere la zona indicata, quindi io direi di andare direttamente da qui, approfittiamone, facciamo un taglio di scorciatoia giusto per evitare tutti i mostri o comunque tutti i nemici che si trovano praticamente in quella zona. Questa è una zona ricorrente in cui effettivamente faccio caccia su Mondstadt, quindi su Liyue, scusatemi, quindi effettivamente non è difficile. Una volta entrati all'interno della zona in cui sarà necessario, esatto, sarà necessario cercare il nostro avversario, avremo un countdown, quindi 10 minuti di tempo per recuperare tutte le informazioni e affrontare il nemico. Per recuperare le informazioni dovremo utilizzare il nostro Elemental Sight, che ci permetterà comunque di individuare i nostri indizi che dovremo raccogliere e poi successivamente individuare il nemico. Quindi andiamo a cercare, ecco qua, qui c'è il primo indizio, che è questo fiore praticamente, quindi indizio 1 su 3. Vediamo adesso dove va il nostro, ecco, ci porta da questo lato, quindi andiamo a vedere, adesso ci porta da questo lato. Ecco qua, secondo indizio che abbiamo trovato, e adesso andiamo a cercare l'ultimo, che è da questo lato a quanto pare. Poi, eccolo lì, quindi dobbiamo eliminare quel nemico per ottenere il nostro ultimo indizio. Non ho niente di fuoco purtroppo,
Tra l'altro bisogna fare anche attenzione, perché i nemici che praticamente andiamo ad affrontare all'interno delle nostre cacce, quindi all'interno dei nostri bounty, ecco qua, sconfitto, quindi di conseguenza adesso abbiamo la possibilità di trovare il nostro avversario. Quindi cerchiamo il nostro avversario tramite sempre il nostro Elemental Sight. Eccolo lì. E poi, una volta trovato, apparirà praticamente il simbolo sulla testa del nostro nemico e potremo affrontarlo. Ora qui è un po' un casino, perché a parte la zona non è tra le migliori, perché sono inseguito anche da Sono anche inseguito qua da diversi nemici. Quindi devo cercare assolutamente di... Ecco, già mi ha visto anche il nemico. Bene, qua è un bel casino. Qua è veramente un grosso casino. Avrei preferito sicuramente una zona un po' più tranquilla, però non è un problema, possiamo tranquillamente gestire la situazione. Ecco, buttiamo tutti qua, facciamo prendere fuoco tutti e tutto. Ecco, 20 me l'ha shottato a causa del mio rallentamento. Fortuna che abbiamo la nostra amichetta. Facciamo attenzione, perché tutti e tre insieme effettivamente rompono un po'. Ok, iniziamo a fare piazza pulita. Dannazione, mi sono fatto beccare un pollo. Ok, adesso che siamo finalmente riusciti a fuggire, ci possiamo concentrare sul nostro avversario. Immune ai danni ghiaccio, come potete vedere, quindi la sua resistenza è il ghiaccio. Facciamo attenzione, mi sta laggando un pochettino il gioco, perché in realtà sto caricando anche le cose su YouTube, quindi in realtà effettivamente ho un pochino di laghettino. Però come potete vedere i danni elettrici comunque funzionano, quindi siamo anche fortunati un pochettino. Ma diciamo che i danni di ghiaccio a noi non ci interessano. La cosa che ci interessa... vabbè, però così ora mi avete rotto le palle. Olè, schivato. La cosa che ci interessa non è tanto fare danno di ghiaccio, ma quanto appunto infliggere lo status di superconduct, in modo tale da avvantaggiarci nei danni fisici. Sì, ma mi colpisce anche se schivo, ma che cazzo. Qua potrei colpirlo nell'occhio per farlo rallentare, ma sinceramente non mi interessa. Anzi, ne approfitto per potermi curare. Nel frattempo mi allontano, che è cosa buona e giusta. Ho un po' di input lag, che non capisco se è la PlayStation che sta laggando o sono io con la connessione che laggo, perché sto scaricando, cioè sto caricando i video su YouTube. Niente, mi becca lo stesso. Vabbè, allora lo riportiamo in vita Razor, anche perché essendo il DPS mi serve. Vediamo se riusciamo a beccarlo nell'occhio. No. Poi con la PS mirare per me viene difficilissimo. No, esci. Ok, abbiamo portato in vita. Allora, se io lo riuscissi a beccare nell'occhio, ecco, vedete, se voi riuscite a beccarlo nell'occhio o beccarlo nella schiena, riuscite a fare danno critico e praticamente bloccarlo. Il problema, per me almeno, è che su PS4 la mia mira fa cagare. Ecco, come in questo caso. E mi sono fatto beccare nuovamente.
Mask sì. Oh merda, dove l'ho portato? Madonna mia, proprio esattamente dove non dovevo. Madonna, pure il mago di ghiaccio ho beccato. Questo è stato un po'... Sì, mi sono un po' complicato la vita, effettivamente. Dai, ormai è morto. Tanto lì è l'86. Mamma mia. Perfetto. Una volta fatto fuori, possiamo tranquillamente ritornare indietro per appunto dire alla nostra amichetta di aver concluso la nostra caccia, quindi il nostro bounty. Non me ne ero accorto, tra l'altro era a livello 86. Certo, effettivamente ho aumentato il livello avendo passato il rank 45, quindi effettivamente il mondo adesso è aumentato di livello. Non ci avevo pensato più che ero rank 45. E quindi dopo aver comunicato la nostra riuscita all'NPC presente in città, avremo la possibilità di riscattare i punti e prendere in questo caso anche praticamente la ricompensa del quarto livello, quindi che dovrebbe essere la targhetta nuova, anzi la prima targhetta personalizzata della città di Live. Se non sbaglio, cosa avevamo? Lo zainetto? Cos'era? Non mi ricordo cosa c'era. Allora, parliamo della nostra reputazione. Olè. E come potete vedere adesso siamo reputazione livello 4. Quindi andiamo a vedere le reputation rewards, che sono l'Io Merchant Discount, ottimo, la ricetta e la nuova... la ricetta, una delle ricette che sblocchiamo, la carta, praticamente, e poi anche adesso i discount all'interno della città di Live. Quindi già direi abbastanza buono. Mentre invece nel quinto cosa c'era? La cucina portatile, ok. Poi qua il Geo Treasure Compass, che ci serve per trovare appunto il forziere, l'altra targhetta con l'altra ricetta, e poi al rank 8 abbiamo le ali. Quindi dovrei vedere effettivamente come sono combinato su Mondstadt in questo momento, perché così mi porto a 4 anche lì, in modo tale da avere la mia reputazione a livello 4 anche nella città di Mondstadt. E tra l'altro vi ricordo che le cacce saranno condivise tra le due città, quindi già una l'ho fatta qui, quindi me ne rimangono per questa settimana soltanto due, così come le richieste, solo che le richieste le ho già tutte quante completate nella città di Mondstadt. Per cui facciamo una bella cosa, visto che siamo ancora in video insieme e non sto registrando da così troppo tempo, circa 13 minutini, andiamo direttamente a vedere la mia situazione su Mondstadt. Vi faccio vedere anche come vengono gestite le modalità di caccia tra le due città e ovviamente anche le modalità di request, quindi di richieste, che io ancora, ripeto, non ho sbloccato nella cittadina di Live perché non ho completato ancora tutta praticamente la storia nuova. E sinceramente per il momento non lo voglio fare perché non voglio accumulare altre risorse. Sto letteralmente aspettando Zhongli per poter pullare finalmente. E poi successivamente vedremo come va la situazione e inizierò anche a sfornare nuovi video dove farò sicuramente le build di personaggi come Zhong, se lo dovessi trovare, di Sarcros, che è un personaggio che mi sta piacendo particolarmente, e poi vedremo chi ci sarà in lista. Ecco, come potete vedere qui su Mondstadt la situazione è diversa, sono già rank 4, alla reputazione 4, mi mancano praticamente altre due cacce quasi per arrivare, peccato, mi mancano 20 punti precisi per arrivare alla reputazione 5. Le richieste, come potete vedere, le ho già completate all'interno della città, quindi verranno praticamente ripristinate settimana prossima e ovviamente nella cittadina di Live non potrò fare nulla, mentre invece le cacce, come potete vedere, ne ho una su tre, quindi potrò effettuarne altre due
qui dentro, all'interno della regione di Mondstadt. E infatti me la vado ad accettare, così appena concludiamo il video mi vado a fare anche quest'altra caccia e mi vado a prendere anche questi altri punti, sperando di poterne beccare nel frattempo 20 a caso, facendo qualcosa in generale senza sapere neanche io cosa abbia fatto per scalare e arrivare al rank 5. Detto questo, spero che questo video vi possa essere stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate del sistema di caccia e del sistema di reputazione delle due cittadine. Fatemi anche sapere qual è il vostro rank attuale. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo come sempre alla prossima.